Luxun, diario di un pazzo. Al liceo avevo due ottimi amici, due fratelli, di cui non farò il nome, ma dopo anni di separazione li persi di vista. Qualche tempo fa venni a sapere che uno di loro era gravemente ammalato e poiché tornavo al mio paese ne approfittai per andarli a trovare. Vidi solo il più vecchio e mi disse che l'ammalato non era lui, ma suo fratello. «Hai fatto tanta strada per venirci a trovare e ne sono proprio commosso», mi disse. «Ma mio fratello è guarito da un pezzo e se n'è andato in un'altra provincia dove ha trovato un impiego». Poi, ridendo, mi mostrò due quaderni, il diario di suo fratello, dicendo che potevano servire a capire la natura della sua malattia. Dato che ero un amico, non trovava niente in contrario a prestarmeli. Presi il diario e leggendolo scoprì che il mio amico aveva sofferto di una specie di mania di persecuzione. Era scritto in modo incoerente e confuso. Conteneva molte affermazioni assurde. Per di più, non c'era alcuna data e solo dal colore dell'inchiostro e dalla diversità della scrittura si capiva che il diario era stato scritto in epoche diverse. Ne ho ricopiato alcune parti non del tutto sconnesse, pensando che potrebbe servire come materiale per un lavoro di ricerca medica. Non ho cambiato una sola parola in questo diario, a parte i nomi, che poi sono nomi di gente di campagna, sconosciuta al resto del mondo. Quanto al titolo, lo ha scelto l'autore stesso dopo la guarigione e io non ho voluto cambiarlo. Questa sera c'è una bellissima luna. Non la vedevo da 30 anni. Così oggi sono particolarmente felice. Comincio a capire che in questi 30 anni sono vissuto nel buio. Ma ora devo stare in guardia. Altrimenti perché il cane della famiglia Chao mi avrebbe guardato 2 volte? E ho ragione di aver paura. Questa sera non c'è un raggio di luna. E so che questo non promette nulla di buono. Questa mattina, mentre uscivo con precauzione, il signor Chao mi ha guardato con uno strano bagliore negli occhi, come se avesse paura di me e volesse uccidermi. C'erano altre 7 o 8 persone che parlavano di me a voce bassa e anche loro avevano paura. Paura che io le vedessi. Per la strada, la stessa espressione sul volto dei passanti. Il più feroce di loro mi ha guardato, mentre una risata sgangherata gli scopriva i denti, e allora sono rabbrividito dalla testa ai piedi, perché ho capito che avevano ultimato i preparativi. Ciò nonostante non ho avuto paura, e ho continuato per la mia strada. Mi sono trovato davanti un gruppo di bambini, e anche loro parlavano di me. E i loro occhi, lo stesso bagliore di quelli del signor Chao, e i volti erano pallidi, spettrali. Mi sono chiesto che cosa avessero contro di me per comportarsi così e non potendone più ho gridato «Parlate!» Ma sono scappati via. Vorrei sapere perché il signor Chao ce l'ha tanto con me. E anche la gente per la strada. Ricordo soltanto che 20 anni fa calpestai senza volerlo il libro di conti del signor Cucciù, contenente un lavoro di diversi anni, e che questo lo fece arrabbiare. Anche se è vero che il signor Chao non conosce il signor Q, deve però aver saputo di questo fatto ed essersi deciso a vendicarlo. Ecco perché cospira contro di me con la gente della strada. Ma i bambini? A quell'epoca non erano ancora nati. Ma allora perché oggi mi hanno guardato in quel modo strano? Come se avessero paura di me e volessero uccidermi. Tutto ciò mi spaventa. Mi stupisce, sconvolgendomi allo stesso tempo. Ora capisco. L'avranno saputo dai genitori. La notte non riesco a dormire. Ogni cosa per essere capita richiede profonda riflessione. Questa gente, che è stata messa alla gogna dal magistrato e che è stata presa a schiaffi dai signorotti locali. Questa gente, a cui il balivo ha portato via le mogli, e che ha visto genitori suicidarsi per sfuggire ai creditori, non ha mai mostrato tanto terrore e tanta ferocia come ieri.
La cosa più straordinaria era quella donna, ieri per la strada. Picchiava il suo bambino gridandogli «Canaglia! Vorrei prenderti a morsi per sfogare la rabbia che ho in corpo!» E dicendo questo mi guardava. Sono trasalito, incapace di vincere l'emozione, e allora tutta quella gente, dal viso livido e dai lunghi denti sporgenti, ha cominciato a ridere. Il vecchio Chen si è fatto subito avanti e ha voluto per forza riportarmi a casa. Ci è riuscito? Ma i miei fingevano di non conoscermi e mi guardavano con occhi simili a quelli dei passanti. Quando sono entrato nello studio, mi hanno chiuso dentro, come una gallina o un'anatra, nella stia. Questo incidente mi ha lasciato ancora più perplesso. Alcuni giorni fa, un nostro fittavolo che abita al villaggio del Luppacchiotto venne a dirci che il raccolto era stato cattivo e così, parlando, raccontò al mio fratello maggiore che al villaggio avevano bastonato a morte un noto malfattore. Alcuni poi gli avevano strappato il cuore e il fegato, li avevano fritti nell'olio e se li erano mangiati. Lo avevano fatto per diventare più coraggiosi. Quando lo interruppi, il fittavolo e anche mio fratello mi guardarono fisso. Oggi mi accorgo che nei loro occhi c'era lo stesso sguardo della gente là fuori. Mi vengono i brividi. Solo a pensarci. Se mangiano esseri umani, perché non potrebbero mangiare anche me? È chiaro, la donna che diceva «Ti prenderei a morsi». Il riso di quegli uomini del viso livido e dai lunghi denti sporgenti e la storia del fittavolo sono tutti segni d'intesa. Ora capisco il veleno nei loro discorsi, il loro riso tagliente. Hanno denti di un candore abbagliante. Sono mangiatori di uomini. Io non sono una cattiva persona, ma dal giorno in cui ho calpestato il quaderno del signor Q, non sono più sicuro di nulla. Si direbbe che abbiano dei segreti che non riesco a penetrare. Se poi si arrabbiano, per loro diventi subito un tipaccio. Ricordo che quando mio fratello mi insegnava a comporre, se portavo argomenti contro qualcuno, anche se si trattava del migliore degli uomini, lui sottolineava il brano in questione per dimostrarmi la sua approvazione. Se trovavo delle giustificazioni per qualche malvagio, diceva «Bene, bene, dimostri originalità». Ma come indovinare i loro pensieri più segreti se son pronti a divorare la gente? Ogni cosa per essere capita richiede profonda riflessione. Nei tempi antichi, a quanto ricordo, spesso l'uomo mangiava i suoi simili, ma su questo punto non ho le idee molto chiare. Ho preso allora un manuale di storia, ma non aveva cronologia e in ogni pagina c'erano queste due parole, virtù e moralità, scritte in tutti i sensi. Visto che non potevo dormire, ho passato la metà della notte immerso nella lettura e ad un tratto mi sono accorto che tra le righe c'era scritto qualcosa. Mangiate la gente. E queste parole riempivano tutto il libro. Anche i caratteri contenuti in questo libro e le parole del fittavolo mi guardavano in maniera strana, con un ambiguo sorriso. Anche io sono un uomo ed essi vogliono mangiarmi. Questa mattina sono rimasto tranquillamente a sedere per un bel po'. Il vecchio Chen mi ha portato la colazione, una scodella di verdura e una di pesce cotto al vapore. Gli occhi del pesce erano bianchi e duri e la bocca era spalancata, proprio come quella dei mangiatori di uomini. Dopo alcuni bocconi di quella carne viscida, non sapevo più se era pesce o carne umana. E ho vomitato. Ho detto, vecchio Chen, dia mio fratello che qui mi sento soffocare e che vorrei andare a fare un giro in giardino. Il vecchio Chen è uscito in silenzio e poco dopo è tornato per aprirmi la porta. Non mi sono mosso e mi chiedevo cosa avrebbero fatto, poiché ero certo che non mi avrebbero lasciato andare. Infatti è arrivato mio fratello. Camminava piano conducendo un vecchio. Quest'uomo aveva uno sguardo terribile
ma temendo che lo vedesse ha abbassato la testa lanciandomi occhiate furtive da dietro gli occhiali. «Hai un ottimo aspetto oggi», ha detto mio fratello. «Sì», ho risposto. «Ho chiesto al signor Ho di venire qui», ha proseguito mio fratello. «Vorrei che ti visitasse». «Va bene», ho detto io, pur sapendo benissimo che il vecchio non era che il boia travestito. Col pretesto di tastarmi il polso, costui ha guardato quanto ero grasso. Per questo suo servizio riceverà un pezzo della mia carne. Eppure non ho avuto paura. Anche se non mangio carne umana, ho più coraggio di loro. Ho teso le braccia stringendo i pugni, attento a quello che faceva. Il vecchio si è messo a sedere, mi chiuse gli occhi e mi ha sentito lungamente il polso. Per un bel pezzo non ha detto una parola. Poi finalmente ha aperto quei suoi occhi diabolici per dire: «Non vi lasciate trascinare dalla fantasia, state calmo e prendetevi qualche giorno di riposo. Vedrete che vi sentirete meglio. Non vi lasciate trascinare dalla fantasia, state calmo e prendetevi qualche giorno di riposo. Naturalmente quando sarò ingrassato avranno più carne da mangiare. Ma io cosa ci guadagnerò e come farò a sentirmi meglio? Questa gente che vuol mangiare carne umana e che non osando farlo apertamente agisce in segreto per salvare le apparenze mi fa morire dal ridere». Il divertimento è stato tale che non ho potuto frenare un convulso di risa. E sapevo che il mio riso voleva dire coraggio e integrità. Il vecchio e mio fratello erano pallidi. Tanto coraggio e tanta integrità li sbalordivano. Ma questo mio coraggio non farà che accrescere la loro voglia di mangiarmi, in modo da acquistare una parte del mio coraggio. Il vecchio ha lasciato la stanza e, fatti pochi passi a voce bassa, ha detto a mio fratello: «Da mangiare subito!» E mio fratello ha chinato la testa in segno di assenso. «Così ci sei anche tu!» Questa straordinaria scoperta, del tutto imprevista, non mi ha sorpreso affatto. Mio fratello faceva parte di coloro che volevano mangiarmi. Mio fratello maggiore è un mangiatore di uomini. Io sono il fratello minore di un mangiatore di uomini. Io stesso sarò mangiato da altri. Ma ciò non toglie che io sia il fratello minore di un mangiatore di uomini. In questi ultimi giorni ci ho ripensato. Anche se quel vecchio non era un boia travestito, ma un vero dottore, rimane pur sempre un mangiatore di uomini. E in quel trattato sulle erbe, scritto da un suo predecessore, Li Xinchen, è detto chiaramente che la carne umana si può mangiare bollita. Come fa a sostenere che non mangia carne umana? Quanto al mio fratello maggiore, ho le mie ragioni per accusarlo. Mi stava dando lezione quando gli sentii dire con le mie orecchie: «La gente si scambia i figli per mangiarli». Un'altra volta che si parlava di un uomo particolarmente malvagio, affermò che non bastava ucciderlo, ma che meritava che si mangiasse la sua carne e si dormisse sulla sua pelle. A quell'epoca ero ancora molto giovane e per un bel pezzo il mio cuore continuò a battere più in fretta. L'altro giorno, quando il nostro fittavolo del villaggio del Lupacchiotto raccontò la storia di quelli che avevano mangiato il cuore e il fegato di un uomo, lui non si mostrò affatto sorpreso, ma continuò ad ondulare la testa in segno di approvazione. «È chiaro, non è affatto cambiato. E se è possibile scambiarsi i figli per mangiarli, si può scambiare qualsiasi cosa e si può mangiare chiunque». In passato mi accontentavo di ascoltare le sue spiegazioni e non approfondivo oltre. Ma ora so che durante quelle spiegazioni c'era grasso di uomo sulle sue labbra e il suo cuore bruciava dal desiderio di mangiare carne umana. Buio fitto. Non so se sia giorno oppure notte. Il cane della famiglia Chao ha ripreso ad abbaiare. La ferocia di un leone, la timidezza di un coniglio, l'astuzia di una volpe. Conosco i loro metodi. Non vogliono né osano uccidere direttamente per paura delle conseguenze. Così si sono messi d'accordo per tendermi una trappola e costringermi al suicidio.
Ciò appare chiaro dall'atteggiamento della gente per la strada l'altro giorno e dal comportamento di mio fratello negli ultimi tempi. Quello che vogliono è che uno si tolga la cintura dei pantaloni e si impicchi a una trave. In questo modo realizzano il loro più segreto desiderio senza essere però accusati di assassinio. Naturalmente questo li fa sghignazzare di contentezza. D'altro canto, se uno invece ha paura e si tormenta, anche se finisce per dimagrire, loro sono soddisfatti lo stesso. Non mangiano che carne di cadavere. Ricordo di aver letto da qualche parte che esiste una bestia immonda dallo sguardo cattivo chiamata iena. Mangia solo carne di cadavere. Stritola anche le ossa più grosse e poi le manda giù. Basta questo a far tremare chiunque. Le iene sono parenti dei lupi e i lupi appartengono alla famiglia dei cani. L'altro giorno il cane della famiglia Chao mi ha guardato più volte. Ciò dimostra che è loro complice e fa parte del complotto. Il vecchio teneva gli occhi bassi, ma non mi sono lasciato ingannare. Il caso più deplorevole è quello di mio fratello. Anche lui è un uomo. Ma perché non ha paura? Perché si associa agli altri per divorarmi? Forse ci ha fatto l'abitudine e non lo considera più un delitto. Oppure ha messo a tacere la coscienza e fa del male sapendo di farlo. Nel maledire i mangiatori di uomini comincerò da mio fratello, ma sarà anche il primo che cercherò di dissuadere. In verità, avrebbero dovuto capire queste cose già da tempo. All'improvviso entrò qualcuno. Aveva appena una ventina d'anni, ma non riuscivo a distinguere le sue fattezze. Sorrideva, ma quando mi salutò con un cenno della testa, quel sorriso non mi parve sincero. «È giusto mangiare carne umana?» gli chiesi. Sempre sorridendo rispose, «Salvo che in caso di carestia, come si fa a mangiare carne umana?» Capii subito che era uno di loro, ma mi feci coraggio e insistetti. «È giusto? Perché mi chiedete una cosa simile? Volete proprio scherzare?» «Bella giornata oggi, veramente bella, e stasera c'è una splendida luna. Ma voglio sapere da voi, è giusto?» Sembrò sconcertato e balbettò. «No, no, e allora perché lo fanno?» «Cosa volete dire?» «Cosa voglio dire? Che nel villaggio del Lupacchiotto mangiano carne umana e che è scritto in rosso in tutti i libri, l'inchiostro è ancora fresco.» Cambiò espressione e divenne pallido come un morto. «Forse avete ragione», disse guardandomi fisso, «si è sempre fatto». «Si è sempre fatto e questo proverebbe che è giusto? Non voglio discutere di queste cose con voi. E poi non dovreste parlarne. Parlarne è sbagliato». Saltai su spalancando gli occhi, ma l'uomo era scomparso. Era un madido di sudore. Quest'uomo è molto più giovane di mio fratello, eppure fa parte della stessa banda. Deve essere l'educazione dei genitori. Temo che abbia già insegnato queste cose a suo figlio. Ecco perché anche i bambini mi guardano con occhi feroci. Hanno voglia di carne umana e al tempo stesso hanno paura di essere mangiati. Perciò si sbirciano a vicenda con profondo sospetto. Come sarebbe bello se riuscissero a liberarsi da questa ossessione e potessero lavorare, passeggiare, mangiare e dormire in tutta tranquillità. È l'unico passo da compiere. Ma padri e figli, mariti e mogli, fratelli e amici, maestri e discepoli, nemici giurati e perfino sconosciuti si sono uniti in questo complotto, dissuadendosi e impedendosi l'un l'altro di fare questo passo. Questa mattina, di buon'ora, sono andato a trovare mio fratello. Era sulla soglia della sala anteriore e guardava il cielo. Mi sono avvicinato, lui era di spalle, e gli ho detto con tono estremamente calmo e gentile, «Fratello, ho qualcosa da dirti». «Parla pure», ha risposto voltandosi di scatto e facendomi un segno di assenso. «È una cosa da nulla, ma non so come dirtela». «Fratello, probabilmente gli uomini primitivi erano tutti un po' cannibali. Più tardi cambiarono modo di pensare e alcuni smisero, volendo diventare migliori. Così si trasformarono in uomini veri. Ma alcuni ancora oggi continuano ad essere cannibali. È come per i rettili,
Certi si sono trasformati in pesci, uccelli, scimmie e finalmente in uomini. Altri non hanno cercato di migliorare e sono rimasti rettili. Ma quando i mangiatori di uomini si mettono a confronto con quelli che hanno smesso di mangiarli, devono provare una gran vergogna, forse più dei rettili di fronte alle scimmie. In tempi remoti, secondo la storia antica, Ia cucinò suo figlio e lo dette da mangiare ai tiranni Ce e Chu. In realtà però gli uomini hanno cominciato a divorarsi l'un l'altro dal giorno in cui Pan Ku creò il cielo e la terra, e poi hanno sempre continuato, dai tempi di Ji Ya e da quelli di Hu Xixin, e poi ancora fino ad oggi con quella storia dell'uomo catturato al villaggio del Luppacchiotto. L'anno scorso in città giustiziarono un criminale e un uomo affetto da tubercolosi inzuppò un pezzo di pane nel suo sangue e lo mangiò. Vogliono mangiarmi e tu naturalmente non puoi farci nulla. Ma perché vuoi unirti a loro? I mangiatori di uomini sono capaci di tutto. Se mangiano me, possono mangiare anche te, persino i membri di uno stesso gruppo possono finire per divorarsi a vicenda. Ma se tu facessi un solo passo, se tu cambiassi subito abitudine, tutti potrebbero vivere in pace. Anche se ciò accade da tempo immemorabile, potremmo, sin da oggi, fare uno sforzo per essere migliori e dire che bisogna smetterla. Io ti credo capace di questo, fratello, anche se l'altro giorno, quando il nostro fittavolo ti chiese di ridurgli l'affitto, gli dicesti che non era possibile. Dapprima si è accontentato di sorridere cinicamente, e quando ho svelato i loro segreti, si è sbiancato in volto. Fuori del portone c'era un gruppo di persone, tra cui il signor Chao e il suo cane, e tutti allungavano il collo per guardare dentro. Non riuscivo a distinguere tutti i volti, perché alcuni erano velati. Quanto agli altri, avevano il solito pallore spettrale e le labbra contratte in un sorriso forzato. Sapevo che facevano parte della stessa banda, che erano tutti mangiatori di uomini, ma sapevo anche che non la pensavano allo stesso modo. Alcuni ritenevano inevitabile che l'uomo divorasse il suo simile, perché si era sempre fatto. Altri, pur sapendo che l'uomo non deve mangiare carne umana, lo facevano lo stesso e temevano di essere scoperti, perciò mi ascoltavano, gonfi di rabbia, ma continuavano a sorridere cinicamente, le labbra serrate. A un tratto mio fratello è andato su tutte le furie e ha urlato: «Fuori di qui tutti! È pazzo! Cosa avete da guardare?» Allora ho capito che si trattava di un'astuzia. Non solo non sarebbero mai cambiati, ma era stato già tutto predisposto. Mi si tacciava di pazzia. Così, giunto il momento di mangiarmi, non solo non avrebbero avuto noie, ma la gente li avrebbe probabilmente ringraziati. Parlando dell'uomo divorato dagli abitanti del villaggio, il nostro fittavolo l'aveva definito un tipaccio. Era ricorso allo stesso espediente. È un loro vecchio trucco. Poi è arrivato il vecchio Chen e anche lui era su tutte le furie, ma non c'è stato verso di tapparmi la bocca. Avevo qualcosa da dire a quella gente, così ho cominciato. Dovete cambiare, cambiare dal più profondo del cuore. Sappiate che in futuro su questa terra non ci sarà più posto per i mangiatori di uomini. Se non cambiate sarete mangiati anche voi. E anche se ne nasceranno tanti altri, saranno sterminati dagli uomini veri, come i lupi dai cacciatori, come i rettili. Il vecchio Chen ha cacciato via tutti e mio fratello è scomparso. Il vecchio Chen mi ha esortato a tornare nella mia stanza. La camera era avvolta nella più fitta oscurità. Le travi mi tremavano sulla testa. Poi le ho viste crescere. A un tratto mi sono cadute addosso. Il peso era tale che non potevo muovermi. Era fatto per uccidermi. Ho capito allora che quel peso non era reale e ho cercato di liberarmene. Ne sono uscito madido di sudore, eppure continuavo a ripetere: «Dovete cambiare, subito e dal profondo del cuore. Sappiate che in futuro su questa terra non ci sarà più posto per i mangiatori di uomini». Il sole non sorge, la porta non si apre. Ogni giorno due pasti. Prendendo i bastoncini ho ripensato a mio fratello. Ora so che è stato lui a far morire la mia sorellina.
Aveva 5 anni allora ed era tanto dolce e graziosa. Mi pare ancora di vederla. Mia madre pianse tutto il giorno e notte e mio fratello cercava di consolarla, forse perché era stato lui a divorarla e quelle lacrime lo facevano vergognare. Sempre che sapesse ancora cosa fosse la vergogna. Fu mio fratello a mangiare mia sorella, ma non so se mia madre se ne rese conto. Penso che mia madre lo sapesse, ma mentre piangeva non disse mai nulla, forse perché lo trovava naturale. Ricordo che una volta, mentre me ne stavo seduto a prendere il fresco sulla soglia della sala anteriore, avrò avuto 4 o 5 anni, mio fratello disse che se i genitori si ammalano, un figlio deve essere pronto a tagliarsi un pezzo della propria carne e a cuocerla per loro. Solo così dimostra di avere nobili sentimenti. E mia madre allora non lo contraddisse. Ma se si può mangiare un pezzo di carne umana, si può mangiare una persona intera. Eppure, ripensando al pianto di allora, il mio cuore sanguina ancora. E questa è la cosa più strana. Non ci posso pensare. Solo oggi mi accorgo di essere vissuto tutto questo tempo tra gente che si ciba di carne umana da 4.000 anni. La mia sorellina morì quando mio fratello aveva appena assunto la direzione della casa. E se al riso e alle pietanze avesse aggiunto un po' della sua carne per farcene mangiare a nostra insaputa. Forse senza volerlo ho mangiato molti pezzi di carne di mia sorella. E ora tocca a me. E come posso io, dopo 4.000 anni di cannibalismo, prima veramente non me ne rendevo conto, come posso sperare di incontrare un vero uomo? Forse vi sono ancora bambini che non hanno mangiato carne umana. Salvate i bambini. Aprile 1918.